Giro d'Italia lo ha diretto, non si, può chiam- non si poteva chiamare Patron prima, no? Quindi, quindi adesso però Angelo è uno di quelli che è stato tra l'altro uno di quelli che ha portato il Giro d'Italia fuori dal, dal nostro confine, ha aiutato a far conoscere il Giro d'Italia nel mondo. Buonasera, è un colpo basso, eravamo d'accordo che non... Basso non c'è, c'è uno, c'è, c'è, uno. C'è Marino, c'è Marino. C'è quello. Senti, sbagliato? Parti da qua, 3 milioni di spettatori che hanno visto in televisione la tappa di Vicenza. Credo che sia un dato per difetto, perché se tu moltiplichi 3 milioni per i 171 paesi vuol dire che l'hanno visto solo pochi. 10 persone per paese. Questo è un numero per difetto. Io vi do solo un numero attorno a cui ragionare, e lo dico soprattutto per gli assessori, per gli amministratori, non per gli assessori. Il Giro d'Italia è un evento, il più grande evento nazionale popolare che esiste in Italia e che garantisce un coefficiente moltiplicatore di 7. Cosa vuol dire? Che uno mette 1 milione sul tavolo e ha un ritorno di almeno 7 milioni. Ve lo dice uno che non si occupa più di Giro d'Italia, che l'ha fatto per tanti anni e che in quel coefficiente 7 ci sono racchiuse tutte queste cifre che vengono splittate, spalmate, rimbalzate, tutto quello che volete. Al di là dei numeri c'è un sentimento che il Giro d'Italia si porta appresso, che è un sentimento che nessuno può dimenticare. È il mio cavallo di battaglia, ve lo ripeto. Il primo regalo importante che si fa a un bambino o a una bambina, indifferentemente, è la bicicletta. Perché una volta tolte le rotelline ti regala quell'indipendenza che non dimenticherai mai e che ti accompagnerà per tutta la vita. Basterebbe questo, al di là dei numeri, per garantire il concetto del congruo investimento agli assessori che fanno bene a cavalcare questo evento che è il migliore che ci possa essere in Italia in attesa dei mondiali del 2020.